Bene, continuiamo con Slow Wine 2021, di nuovo in Valle d'Aosta, questa volta in compagnia di un'azienda che in tutti questi anni è cresciuta lentamente ma costantemente, diventando ormai una di quelle aziende punto di riferimento della viticoltura valdostana. Stiamo parlando dell'azienda Otten e siamo in compagnia di Elio Otten. Ciao Elio, benvenuto, come stai? Ciao a tutti, bene, bene, sto Bene, bene. allora Elio. Tu fai il vigneron da un bel po' di anni. Ci racconti com'è nata la tua avventura vitivinicola? Sì, allora io faccio il vignerone da tanti anni, nel senso che fin da piccolo ho sempre lavorato la vigna con mio papà, come quasi tutti qui in Valle d'Aosta, avevamo un pezzo di vigna. Pian piano ci siamo ingranditi. Mio padre prima vinificava da solo e nell'85, quando sono nate le prime cooperative, è stato un socio fondatore della cooperativa di Vigneron a Chambal. Quindi abbiamo portato la nostra uva per anni alla cooperativa a Chambal e a un'altra cooperativa qua in Maville. Io nel 2000, sì, nel 2007 è stata la mia prima, diciamo, vendemmia vinificazione. Fino a quell'anno ho sempre conferito la mia uva in cooperativa. Ok, come ti è nata l'idea nel 2007 di metterti in proprio e iniziare l'azienda Otten? Ma era già qualche anno che avevo questo in testa, perché quando fai la vigna fai una parte e non vedi il risultato finale, quindi c'era questa curiosità, questa voglia di vedere cosa le tue vigne nella posizione che avevano potevano dare. E sembrava un po' un lavoro fatto a metà, produrre solo il vino, cioè produrre solo l'uva e non produrre il vino. Quindi questa è stata un po' quella voglia di provare, di sperimentare, ecco. E ho fatto una scelta di lasciare la cooperativa, non perché la cooperativa non andasse, perché la cooperativa andava e va tuttora molto bene, quindi non è stata una scelta economica, dire per quel che prendo faccio, provo a fare io. No, no, non è stata una scelta economica, anzi abbiamo investito tanto e continuiamo a investire tanto, quindi non so di economico, meglio non fare quei conti lì. È stata proprio questa voglia di mettersi in gioco e di vedere cosa le tue linee potevano dare, ecco. A differenza di alcuni tuoi colleghi che si occupano solo di viticoltura, diciamo che la tua azienda ricorda, cioè, le aziende del passato in cui l'agricoltura era a 360 gradi. Tu infatti ti occupi anche di frutticoltura e zootecnia, corretto? Sì, è corretto, ecco. Io fino al 2001 lavoravo in regione, ero tecnico regionale e avevo questa piccola azienda che facevo uva e abbiamo incominciato a piantare i primi frutteti e avevamo anche un po' di mucche. Nel 2001 mi sono pian piano, negli anni ci siamo un po' ingranditi e poi dovevi fare una scelta. Già lavoravo part-time, ho deciso di licenziarmi, mi sono licenziato dal posto pubblico, dal posto in regione. E abbiamo ampliato perché abbiamo dei terreni a delle altezze diverse, abbiamo dei terreni che sono andati per fare la frutta, ma non sono andati per fare l'uva, e abbiamo ancora dei terreni più in alto a 1300-1400 metri che potresti fare patate, e se non fai patate fai fieno, ecco. E ho sempre avuto anche la passione per le mucche e quindi diciamo che l'abbiamo ampliata nel bene o nel male, nei tre versanti, che per certe cose mi piace tantissimo perché non sei monotematico, non parli solo di una cosa, ma parli di diverse cose, ti occupi di diverse cose che hanno il loro fascino, diciamo così, e dall'altra parte comunque è molto impegnativa perché è proprio a 365 giorni, non a 365 gradi, a 365 giorni, nel senso che ce n'è sempre una. Ok, Elia. Senti una cosa, tu, vabbè, come azienda sei partito nel 2007, ma come ci hai raccontato, la tua storia di viticoltore parte molto prima. In questi anni, quanto è aumentato il vostro parco vitato? Beh, attualmente abbiamo quasi 10 ettari,
che lavoriamo noi direttamente, e non sono ancora tutti in produzione. Siamo partiti, quando io sono partito nel 2007, a vinificare avevo circa 4 ettari. Ok. Quindi in 13 anni una crescita direi esponenziale, considerevole. Sì, 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 siamo, siamo, sì, sì, abbiamo piantato diverse vigne, l'abbiamo anche fatto perché ho la fortuna che ho mio figlio che mi segue e che sembra che, anzi non sembra, io dico sempre, ma che sicuramente riprenderà l'azienda e quindi ti lascia anche prendere dall'entusiasmo quando vedi che dietro c'è qualcuno, ecco. Ok, senti, prima parlavi di diverse altitudini e via dicendo. Le vostre vigne dove sono collocate e più o meno in quale fascia di altezza? Allora, le nostre vigne sono collocate principalmente tra il comune di Aosta, Saint-Christophe e Quart e Saint-Denis. Le fasce di altezza, le più basse sono sui 6,50 e le più alte sono 7,50, e la fascia è dai 6,50 ai 7,50, diciamo così. Ne abbiamo alcune che sono sugli 800 metri, però la maggioranza è dai 6,50 ai 7,50. Ok, e quali sono le tipologie che coltivate? Allora, come uva a bacca bianca coltiviamo la Petit Verdin, e come rossi facciamo principalmente tre rossi che sono il Femin, il Pinot Nero e il Torres Superior. Ok, visto che ci siamo entrati nell'argomento vigna, qual è il vostro approccio alla lavorazione in vigna? Allora, il nostro approccio alla lavorazione in vigna intanto è cambiato negli anni, è cambiata la sensibilità negli anni. Diciamo che il nostro approccio in vigna, se devo paragonarlo, mi ricorda l'approccio che avevo mio papà quando io avevo 15 anni. Quindi le vigne non si diserbano più, ma si lavorano. Le vigne non si danno più prodotti di sintesi, ma si dà solo zolferame. Quindi è stato un percorso inverso, no? Da una parte, quando ci siamo ingranditi, i primi anni, ma anche negli anni 2000, dal 95 in poi, facevi più produzione, quindi c'era la moda del diserbo, tutti davamo dei prodotti di sintesi, e adesso siamo tornati indietro, siamo tornati a lavorare le vigne anche con la zappa, cosa che non pensavo mai più di fare in vita mia, e siamo tornati a dare lo zolfo e il rame come faceva mio papà. Punto. E qual è stata la spinta che ti ha fatto cambiare, tornare un po' al passato a questo punto, mi viene da dire? La spinta più grande è stata quella che comunque, volenti o nolenti, siamo tutti influenzati da quello che sentiamo in televisione e sentiamo da tutte le parti. Quindi non sempre i prodotti di sintesi sono proprio delle cose che fanno bene alla salute, e visto che in vigna abbiamo dei collaboratori, ma ci andiamo noi per primi, andare in un ambiente sano è meglio che andare in un ambiente un po' meno sano. Per quanto riguarda invece la lavorazione del terreno, bisogna essere onesti, all'inizio ci siamo tutti lasciati influenzare da questo diserbo perché era una cosa facilissima, comodissima. Tu in una mezza giornata facevi quello che adesso ti ci vanno 4 giorni di lavoro, quindi era la comodità. Era una cosa che con una pompetta a spalle, anche se davi solo 10 centimetri sotto la fila, ma in una mezza giornata veramente facevi quello che. Al di là del fatto che sicuramente è nocivo per la salute, sicuramente anche per chi lo dà e tutti, è tutto, ma fa sicuramente male ai microrganismi che ci sono nel terreno, che sono poi quelli che nutrono la vigna e quindi nel complesso spero, ma sono sicuro che alla fine la vigna ne beneficia. Non oggi, non domani, ma nel tempo è una piccola cosa che nel tempo la vigna va a beneficiare di questo apporto naturale e non
e non perché il diserbo, come ammazza le piante, ammazza i microrganismi che ci sono sotto, il terreno diventa sterile. E per tanti anni noi, come tanti altri, abbiamo, non dico abusato perché l'abbiamo sempre usato con parsimonia, però ne abbiamo fatto uso perché era una cosa che costava poco, che ti permetteva di fare tante cose. Avendolo fatto in passato e non avendolo più fatto, come hai notato, cioè che cambiamenti hai notato all'interno della vigna? All'interno, scusa? Della vigna. Quali sono i cambiamenti che tu hai notato da quando hai smesso di fare il disagio rispetto a quello che era prima? Ma guarda, al momento ti dicessi che ho notato dei cambiamenti, ti racconterei una frottola, perché non ho notato nessun cambiamento. Bisognerebbe andare a scavare e vedere cosa succede veramente dentro e capire com'era prima e come adesso. Quindi non ho, al momento la vigna è bella, sana, rigogliosa come lo era prima. Ma sono sicuro che nel sottosuolo c'è stato un grande cambiamento, ma non l'ho notato, o non ti posso dire che lo adesso percepisco nei miei vini una cosa. No, no. Ok, no. Apprezzo la tua onestà intellettuale. No. Senti una cosa, visto che lavorate in questo modo, hai mai pensato di puntare verso una certificazione biologica o no? Per il momento non ci abbiamo pensato. No. No, anche perché è vero che tanti anni che più o meno facciamo questo, ma no, non ci abbiamo ancora pensato. Tu prima hai detto che in vigna entrate prima di tutto voi e poi avete anche dei collaboratori. In questi anni vi siete affidati a qualche agronomo o hai fatto sempre solo tu e tuo figlio poi negli ultimi anni? Sì, no, abbiamo fatto noi, no? Sì, senti sempre il parere di tante persone, ti confronti con tante persone perché nessuno abbiamo la verità in tasca, quindi, e ci sono, e c'è gente che ha molta più esperienza di noi, che ha viaggiato, ha visto anche altre zone, che ha visto anche altre realtà, e quindi sì, ci siamo confrontati con diverse persone, però poi le decisioni le abbiamo sempre prese. Ok, a proposito di gente che viaggia, oramai da diversi anni tuo figlio Nicolas è in pianta stabile, il tuo braccio destro è il tuo principale aiutante, e però lui ha fatto anche delle esperienze all'estero. Dal punto di vista agronomico in vigna, le sue esperienze vi hanno portato a fare qualche novità oppure no? No. No, anche perché quello che lui ha fatto quando è andato un po' in giro, ha sempre lavorato in cantina, è sempre andato nel momento della vendemmia. E quindi nel momento della vendemmia lavora in cantina, non lavora in vigna. Quindi no. Bene. Sì, allora, poi è normale che quando sei lì chiedi al viticoltore con cui lavori diverse cose, però poi non le fai. È normale che ti informi su metodi di potature, di trattamenti, di gestione agronomica della chioma, di tante cose puoi parlare, però poi non ci lavori dentro perché tu vai lì nel momento in cui vendemmi. Visto che hai citato l'argomento cantina, allora passiamo dalla vigna alla cantina. Se in vigna, da come mi stai raccontando, l'approccio è minimalista, in cantina com'è? In cantina allo stesso modo, nel senso che intanto noi nasciamo come viticoltore, non come trasformatore di uva, cioè come cantiniere, quindi la nostra esperienza, se in vigna ne abbiamo un pelino in più, in cantina ne abbiamo veramente poca, ecco. E quindi cerchiamo di fare le cose nel modo più semplice possibile. Quindi è proprio minimalista non vuol dire che lasci niente al caso, cioè non ti dico che l'uva la pigiamo e poi quello che viene, no, segui tutte le fasi con cura, con attenzione, con pulizia, perché vi siete fatti aiutare, immagino, da qualche enologo. Ci siamo fatti aiutare da sì anche qua ci siamo fatti aiutare da diverse persone. Abbiamo un enologo piemontese che si chiama Luca Caramelino, che
soprattutto ci segue anche nell'ABC, no? Anche sapere una stabilità proteica o tartarica, se, sembrano delle cretinate, ma se non sei preparato per quello, fai il vino con la neve che scende nelle bottiglie, no? Lo so che è una banalità, e magari non sarebbe neanche da dire, però è così. E poi abbiamo la fortuna di avere diversi amici. Ho un amico svizzero che viene sempre a casa mia a degustare, ho un altro amico francese che vengono sempre a degustare, perché il confronto è importante. Quando tu continui a degustare sempre il tuo vino, a volte il piccolo difetto diventa un grande difetto e te non te ne accorgi. O almeno io non sono abbastanza bravo per accorgermene. Invece se a volte passa qualcun altro e ti dice ma ascolta, ma lì cosa dici? Ma no, tu non senti che forse è il momento di fare un travaso? Perché poi a volte si traduce poi tutto nel fare un travaso nel momento giusto, e non è che c'è poi tante cose. E questo amico svizzero, una volta, quando ho iniziato a fare il vino, che è stato il primo che mi ha aiutato, si chiama Charlie Breguy, che passava una petite vina passita strepitosa, mi diceva guarda che per fare vino non ci va tanta passione, il resto in francese diceva oui, mais ça c'est des vendeurs d'eau chaude, venditore di acqua calda, bisogna avere tanta passione, ed è una filosofia che sposo in pieno. Ok, senti, andiamo verso la conclusione di questa chiacchierata. I tuoi vini, cosa ti piacerebbe che esprimessero a chi li beve e a chi li ha poi nel bicchiere? Un'emozione. Vorrei che quando bevono il vino gli rimanga un'emozione. Perché se un vino non mi lascia un'emozione, ecco, mi piacerebbe che quando tu bevi una mia bottiglia ti lasciasse un'emozione. E seconda cosa, vorrei che se siete in due la finiste in poco tempo, vuol dire che vi è piaciuto. Questa mi sembra una tua motivazione. Ultima domanda di quelle cattive, perché non si può chiedere al papà qual è il figlio preferito, ma se tu dovessi scegliere uno dei tuoi vini che rappresenta la tua idea di viticoltura e la tua idea di fare vino, quale sceglieresti? Ah, non ti so rispondere. Ah, è una domanda che alle altre ti ho risposto, tutta questa non ti so rispondere. A me, tu lo sai, ho un debole per la Petit Arvin, è un vino che a me piace tantissimo, ma con questo non so perché facciamo pochi vini e di tutti i vini cerchi. Non abbiamo un vino di punta, un vino, sai, di entrata. Tutti i vini che facciamo cerchiamo di tirargli fuori tutto quello che si può tirar fuori, e che faccia esprimere il territorio e il vitigno. Quindi lo fai con la stessa cura, quello che vendi più caro come quello che vendi meno caro. Quindi tutti li fai con lo stesso impegno. Ecco, non c'è un vino che... Non sceglieresti uno, assolutamente. No, assolutamente no. Benissimo, Elio. Bene, io ti ringrazio per la tua disponibilità, per il tuo tempo. Spero quanto prima di venirti a trovare e anche assaggiare i tuoi vini. Noi ti aspettiamo. Grazie ancora, Elio. Grazie a voi e ciao a tutti.